Direi per due motivi fondamentalmente. Uno, perché è una case history integrata e, come sai, l'integrazione per noi è stata un po' la bandiera con la quale abbiamo iniziato il nuovo lavoro qui in McCann, e questo in qualche modo tira le somme di questo lavoro, perché abbiamo preso tre leoni più due shortlist in categorie diverse che vanno dal film al media, quindi c'è proprio una case ricca dal punto di vista dell'integrazione. E l'altro motivo è quello della qualità, perché è importante anche in periodi come questo, in cui potrebbe essere più facile dimenticarsi di questa parola, invece perseguire sempre l'obiettivo della qualità e arrivare anche a riconoscimenti come questo, che sono abbastanza prestigiosi. Secondo me esistono sicuramente dei temi oggettivi e dei temi soggettivi, però entrambi sono superabili. Quindi è vero che ci sono meno soldi, meno risorse, meno disponibilità a rischiare, però è anche vero che tutti questi ostacoli possono essere in qualche modo superati se c'è da una parte e dall'altra la voglia di farlo. Se invece la crisi si traduce poi in immobilità o in scarsa voglia di rischiare, allora diventa molto più complesso fare qualità. Sono assolutamente d'accordo, perché qualità per noi, tra l'altro, è una parola abbastanza anche abusata, però è vera ed è efficace. La qualità è l'unica arma che noi abbiamo per rendere la nostra industria e il mercato migliori. Qualità vuol dire qualità per i clienti, quindi aiutarli a risolvere effettivamente, concretamente i problemi che si trovano ad affrontare, vuol dire qualità creativa, quindi riuscire ad arrivare a vette di eccellenza anche paragonandosi al resto del mercato, vuol dire qualità esecutiva, qualità progettuale, qualità di pensiero. Quindi è l'unica parola che deve informare la nostra professione, forse in relazione al fatto che magari per molti anni è stata dimenticata, quindi adesso è il caso di ritornare a dedicarsi con molta energia a questo tema.